deciso di rifare il video del viaggio in Australia, fatto con mio figlio Marco nel 2012, utilizzando strumenti più moderni e solo con i momenti più salienti. Siamo per partire per Melbourne, per quest'anno il giro l'Australia. Manca l'Asia, l'anno prossimo si vedrà. Dobbiamo chiedere a chi sponsorizza. A chi paga. Siamo pronti anche questa volta. Ci siamo lasciati a... A Malpensa ci siamo lasciati. Malpensa, tornavamo a New York, adesso invece andiamo nel continente dei tubi e torniamo tutti saltando. E vabbè, ci rivediamo fra un mese, circa 4.000 km, freddo, gelo, torneremo a casa con i cosi di ghiaccio e si parte. Ciao! Siamo riusciti a far stare tutto il bagaglio su 59,8 kg, ogni chilo in più sarebbe stato 50 euro. Vabbè, voglio prendere componenti grigieri. Allora il prossimo viaggio lo facciamo con biciclette tutte in carbonio, garantito. Stiamo per imbarcarci, sono le 10:10. Ecco qua Marco, ho fatto l'educato, io sono passato davanti a tutti quanti. Eccolo qua. Now boarding. Va bene, adesso ci dà anche il passo della buonanotte la hostess. Sono le 6:30, siamo arrivati a Dubai, 38 gradi alle 6:30. Il trionfo del consumismo da queste parti. Il telefono d'oro costa soltanto 43.000 dollari. Se sei un poveraccio, però puoi optare anche per quello in alluminio. In argento sarà, o alluminio, argento, no, 13.800 euro. Il carbonio 8.000 euro. Sono pelle e alluminio 6.000 euro. Vai da Barboni perché 5.000 euro. Che cosa io compro? Altro aereo. Dubai, adesso andiamo a Singapore e poi da Singapore Melbourne. Un sonno. Una pacca di sonno che Dio solo sa. Fermata tecnica a Singapore e poi tra un'ora ci rimbarchiamo. Singapore, Malesia. Si vede che la differenza al corridoio è più... Sì, più spartano. Beh, dai, 7 ore ci siamo fatti, 6.000 chilometri. Aeroporto di Singapore. Anche questo carino. Adesso sono le 11. No. Che ore sono qua? Che non si capisce più niente. Abbiamo perso il senso del tempo. Fuori è buio. Dovrebbe essere le 9 più o meno, insomma. Atterrati a Melbourne. Dopo siamo partiti alle 3 di sabato pomeriggio, siamo arrivati alle 8 di mattina. Mattina di lunedì. Sì, va bene. Adesso andiamo a ritirare i bagagli e poi sono le forche caudine della dogana. Vediamo come va. Eccola qua una intanto. Ok. Una è arrivata e neanche particolarmente distrutta. Eccola qua l'altra, anche questa messa benissimo. Ok, abbiamo recuperato i mezzi di locomozione e adesso guadagniamo l'uscita. Ok, eh sì, si sente che ci sono 7 gradi oggi. Credo che avremo oggi subiamo veramente poco. Per i prossimi 2000 km avremo molto da coprirci. Ok, dai, andiamo avanti. E questo è il taxi che usano qua a Melbourne, da queste parti. Questa, che piazza è? Aspetta che controllo qua. E controlliamo la mappa del tesoro. Federation Square. Insomma, assomiglia più a New York, che è una città americana, che è una città europea.
la città vuota e sono solo le ore 8. Eccoci qua, 31 luglio, ma qua è come fosse il 31 gennaio. Saranno 7 gradi, siamo vestiti abbastanza invernali. Adesso è il primo giorno di Australia in bicicletta, ma oggi facciamo un giretto solo a Melbourne, un po' per capire com'è fatta la strada, abituarsi a girare a sinistra. E per fortuna che il tempo ci sostiene, stamattina c'erano 3 gradi, adesso invece almeno c'è il sole, un 6-7 gradi. Siamo qua all'hotel Formula 1 sperando che anche oggi sia una giornata da pole position. Ci vediamo, ciao! Siamo partiti dall'aeroporto dove dormiamo in un hotel, direzione Melbourne City. E questo è lo stadio dove giocano cricket e football australiano. È una città tutta quadrata. Questa è la grande Melbourne, veramente grande, i grattacieli, una città moderna. L'istorico ha veramente poco. Salute, cappuccino che tirasi su una giornata infame, partita con la tragica, si dice, scoperta che il navigatore non va più. A questo punto persi, lost nella campagna di Melbourne, siamo riusciti a sopravvivere anche questa volta. Sono un nuovo navigatore. Sono le 2:10, adesso è il momento di un cappuccino, poi andiamo, si dice, nella piazza del Toros, sì, a farsi qualche fotografia. È uguale. Ok, salute. Ok, oggi è il 1° di agosto. Stiamo partendo dall'aeroporto di Melbourne, vedete ci sono almeno un più di 6-7 gradi. Oggi ci aspettano 170 km direzione sud. Ci fermeremo a Inlock, dobbiamo attraversare tutta la città di Melbourne e quindi secondo me ci vanno 2 ore perché è molto estesa. E poi costeggiamo la costa fino a Inlock, dove arriveremo verso le 4. Ci vediamo stasera. Ciao! Ciao. Siamo arrivati a Phillip Island, il paradiso dei pinguini. Come vedete, allevamenti dappertutto, verde alla faccia dei deserti del nord. Oggi è giovedì 2, mi pare, agosto. Sì. Voi sarete al caldo, ma qui ci sono non più di 5 gradi, sono le 8:10. La destinazione è Sale. Siamo a Punta, sarebbe il fratello di Punta Kinta, insomma. Per cui ci vediamo fra 175 km a Sale, dove adesso ci sono 0 gradi, il massimo è 14. Buono. Wonderful! Questa sì si chiama avventura. Mi freddo più che altro. Ciao! Siamo in mezzo alle colline del sud dell'Australia, fa molto freddo, saranno 7 gradi, non è molto freddo, ma in bicicletta, con il vento, Marco sempre davanti a fare l'andatura, siamo partiti alle 8 e adesso direzione è Sale, non ci manca, abbiamo fatto quasi 100 km, ma dobbiamo fare altri 75. Meglio non pensarci. L'orica Green Edge, mica. Ale! Terzo giorno in Australia. Siamo a Sale, uno dei più brutti paesi che abbiamo mai visto in vita mia. Brutti come gli ultimi per cui siamo passati. Non è che sono tanto belli i paesi dell'Australia. Hanno solo cose, sono cari. Allora, oggi mi pare che sia giovedì, venerdì. Oggi è venerdì, perché ho perso il conto. Dovremmo fare 170 km, la destinazione è unpredictable. Nel senso che dovrebbe essere Orbost, e su 160 km vediamo se ci arriviamo. Ciao!
ecco la grande, immensa Australia. È tutta così. Questa ovviamente è la parte sud-est. Stiamo andando verso Bairnsdale, e qui lungo la mia testa è pieno di pappagalli che quando passiamo cominciano a cracchiare inverosimile. Finora non abbiamo visto nulla di vivo che possa ricordare l'Australia. Abbiamo visto un koala morto, un diavolo della Tasmania. Tutta la fauna l'abbiamo vista. Vista tutta morta. Forse echidna. Ho la sensazione che ce li hanno nascosti tutti. E siamo in un promontorio ad est dell'Australia, come vedete questi si chiamano gli Entrance Lakes. Pensa a tre giorni al freddo. No, sta bene, oggi sta oggi è una bella giornata. Oggi può stare a ruota. Oggi possiamo anche fare il bagno. Guardate che colore che ha il mare. Costa Smeralda. Veramente bella questa zona. Veramente bella. Adesso ci facciamo una foto remember e poi ripartiamo. A spasso per Lake Entrance. Eccoci qua, è proprio un bel posto. Palme. Mangiato Marco? Ah, oh magna! Oh magna, il pane in quel burro e la marmellata. Va bene, va. Ci mancano altri 76 km, che ore sono? Le 13:20. Va bene, è meglio che ci mettiamo in moto. 4 ore per fare 60 km. Via! Oggi è il 4 agosto, sabato, inizia il primo weekend in Australia. Siamo ad Orbost, oggi dovremo andare nel paradiso terrestre, l'Eden. Sono 190 km, speriamo che il tempo tenga e speriamo che le montagne che ci aspettano, perché ci saranno circa 10.000 piedi, quasi 3.000 metri di dislivello, saranno cavoli amari oggi. Ci vediamo. Transito per Jurassic Park, raro esemplare di, come si chiama, Tyrannosaurus Bicicletic Rex, eccolo qua, si esibisce nelle sue migliori performance. Abbiamo visto il primo canguro vivo invece che morto. Cairn River, è mezzogiorno e 20, abbiamo fatto 80 km senza vedere nulla e adesso abbiamo trovato sto piccolo paesino dove stiamo comprando un po' di roba da bere e siamo un po' a terra. È stata dura, dire. salita, adesso mannaggia sta mettendo un po' al peggio, speriamo che la pioggia non ci sorprenda di più di quello che attualmente è, insomma, sole e pioggia, siamo in Australia, di tutto di più. Va bene, pensavo peggio stamattina, il quarto giorno che pedaliamo, dovremmo fare altri 100 km, ma alle 5 massimo c'è buio e quindi vedremo, insomma. Sembra l'Amazzonia questa. Abbiamo sbagliato. Occhio alla macchina. Abbiamo sbagliato regione. Altro che Australia. Foresta vergine equatoriale. Ah, 361 metri. Il picco di oggi. Adesso andiamo giù verso Genova, Liguria. Questa è la come si chiama? Milano Serravalle. Bene, anche in Australia domenica. Per festeggiare la domenica oggi facciamo soltanto 130 km. Qui siamo, come vedete, a Eden, il paradiso terrestre. Questa è la baia di Eden dove siamo andati a mangiare ieri sera. E adesso la destinazione si chiama Bermagui. Ok, ci vediamo. E finalmente una tribù di canguri. Tutti quanti lì a guardarci. Stanno aspettando di giocare a golf.
per evitare contravvenzioni ci fermiamo e ci alimentiamo. Sì, con panini all'uveta. Panini all'uveta. E banane. E qui siamo nel selvaggio mondo australiano. Oggi è il 6 di agosto, lunedì mi pare, abbiamo perso il senso del tempo, ma non dei chilometri. Stiamo partendo da, come si chiama questo posto? Naroma, sono 8500 abitanti. Come vedete la città di mare, una giornata fantastica, speriamo che ci assista fino al pomeriggio. Destinazione ignota. Quando siamo stanchi ci fermiamo. Dovremmo arrivare a Inner Letter, una roba del genere, sono 168 km, però ci saranno quasi 2500 metri di dislivello. E quindi vediamo come siamo messi quando saranno le 4. Ci vediamo domani. Direttamente dal New South Wales, partiti questa mattina da Naroma, destinazione Ulladulla. Sta arrivando Antonio. Ieri non ha mangiato i noodle. Sì, Zelonga. 7 agosto, sono le 8:15, partiamo da Sussex Inlet, che è la rosolina praticamente dell'Australia. È su tutti i campeggi, per gente che abita qua vicino, insomma. Adesso partiamo, c'è una bella giornata, non fa molto freddo, saranno 9 gradi, 7-8 gradi. La direzione è Sydney, però ci fermeremo poco prima di Sydney e poi visitare Sydney domani, insomma, avere più di quel giorno di tempo. Arrivando abbiamo visto i canguri che giravano per i giardini, invece dei cani e dei gatti hanno i canguri qua, mi adotto. Ci vediamo domani, ciao! Ecco una bella spiaggia a sud di Wollong, come si chiama? Wollongong, hanno di quei nomi di questi posti che veramente li hanno generati in maniera casuale. Guardate questa specie di pini, sembrano finti, sembrano alberi di Natale, quelli di plastica. Ce n'è lungo tutta questa collina. E quello è il faro di Wollongong, e questo è l'oceano. Come vedete ci sono un po' di surfisti, parecchie navi, e poi c'è anche un ciclista che si sta tirando sul morale con un po' di porcheria, che dice che fa bene, che dà energia. Là in fondo invece tutte le acciaierie di Wollongong, e questo è il lungomare di Wollongong. Adesso andiamo verso Sydney e poi vediamo. Oggi è l'8 agosto, c'è il sole come sempre questi giorni, e partiamo da Stanwell Park in direzione Sydney, facciamo un giro per Sydney e poi si vedrà dove andare. Siamo appena usciti dal bed and breakfast del Tudor, molto bello, molto medievale. C'è un altro che consiglio anche sulla strada. Da fare. Ciao. Stiamo per entrare a Sydney. È una bella giornata, saranno 15 gradi, in fondo c'è l'aeroporto, ci mancano 20 km. E questo è un ponte che attraversa la baia. A dopo. Allora, Marco ed io siamo arrivati a Sydney. Marco ed io. Dio, adesso sei Marco e Dio. Questa è la baia di Sydney, in fondo alla zona industriale, la pista di atterraggio che praticamente è un prolungamento della costa sul mare.
Mancano però in realtà altri 10 km per arrivare a Sydney in centro. Intanto sono le 11:10, è stata una mattinata veramente molto veloce, medie alte. Poi centro a Sydney, giardini. Adesso andiamo verso il mare. Ed ecco la famosa Opera House. E questa è la baia, il grande ponte dove passa la ferrovia e le auto. E qua i palazzoni. È uno dei tanti figli che mi ritrovo. Sì, la prossima volta vai da solo, voglio vedere. Un giro attorno all'Opera House. Eccola qua. Famosissima. Questa è la zona in negozi, ristoranti, tutto quello che serve per spendere un po' di dollari australiani. Andiamo alla ricerca di un bancomat per fare un po' di grana. Eccoci qua, siamo dall'altra parte del canale. Guardate là quel ponte. E adesso stiamo salendo sul ponte di ferro. Questa è la pedonale, no, è ciclabile solo per ciclisti. Vedete, qui ci passa la metropolitana, le auto dall'altra parte e si vede da Sydney, che praticamente è un miscuglio di terra, isole, acqua, incredibile, una baia veramente fantastica. Siamo sulla parte più alta del ponte, il ponte di ferro che unisce le due sponde di Sydney. Ecco qua, e giù mare. Adesso noi andremo verso nord, sperando che questa sia la parte giusta. Adesso guarderemo la carta geografica. Comunque mandarini in agosto, e sono molto buoni e sono fantastici veramente. Se volete mangiare il mandarini, Australia, ok, in aereo però. Ok, qualche dichiarazione da fare qua in mezzo alla foresta. Tra poco arrivano le scimmie e i rinoceronti i coccodrilli, guarda, sbucano fuori da tre macchine in 30 km 41 km adesso. Questa sarà anche la Old Pacific Highway. Questa è proprio vecchia, Non la usa più nessuno. Giovedì 9 agosto stiamo partendo da Mountain Caring Guy, una roba del genere, insomma, 30 km a nord di Sydney. La destinazione è a nord di Newcastle. Dovremmo percorrere circa 200 km, arriveremo verso le 6 e costeggeremo sempre la costa est, ovviamente. Ci vediamo dopo, ciao! Sono in salita, Marco è davanti come sempre, ecco in fondo. Stiamo facendo la Pacific Highway. Momento di pausa, siamo a 140 km da Newcastle. Siamo partiti stamattina, come avete visto, alle 8:24. Adesso Marco è andato a prendere un po' di acqua, un po' di frutta. Io mi faccio un bel cappuccino, le buone abitudini non si perdono mai, e poi ripartiamo. Per fortuna non è molto freddo oggi e va bene, ci vediamo dopo nel Newcastle. Locale australiano, come vedete, bisca, ristorante cinese. In fondo stanno giocando a bingo e noi fra poco mangiamo una seafood combination with rice, steamed rice e io without rice. Belmont, 15 km a sud da Newcastle. Questo è un lago d'acqua salata, ovviamente. Come vedete, cigni. Là in mezzo c'era anche qualche pellicano e qua dietro l'affamato.
Bene, 10 agosto, oggi è venerdì, partiamo da Karua, sono le 8, prevediamo di fare circa 200 km sempre verso nord in direzione Brisbane. Speriamo che la giornata tenga, non è molto freddo, il sole è splendente, non capita molto la mattina di vedere il sole. E siamo pronti per partire, colazione ipercalorica, possiamo solo pedalare. Ciao! E dopo una giornata bagnata, ecco una nuova tecnica per l'asciugatrice economica in questo, questo schifo di motel. Veramente non potevamo... Frutta secca, guardate che casino. Fare ordine. Guardate che casino che c'è in giro, Dio. Biciclette, televisione, Coca-Cola, tutta roba per terra, il condizionatore con la scarpa sopra per tenere su i cosi, i guanti e le calze bagnate. Che giornata da dimenticare, veramente. Domani mattina però faremo una grande colazione e poi via direzione Urunga. Bunga. Urunga. Urunga, direzione Urunga, però andremo oltre perché fino a... Ma dopo c'è anche Tormina, Tormina dopo. Ci sentiamo a casa dopo. Tormina dopo. Minchia signor Tenente, che roba. Va bene. Bene, dopo una giornata di pioggia, speriamo questa sia una giornata di sole, ventosa, abbastanza fredda. Stiamo partendo da Port Macquarie, sì. Destinazione Urunga, sarà 130 km fino a lì, ma andremo avanti per altri 30 km, insomma. Beh, adesso ci mettiamo di nuovo nella Pacific Highway, sono 7 km, e poi vediamo. A domani, ciao! E questa è la Pacific Highway, è un po' monotona devo dire, il paesaggio è uguale un po' dappertutto, alberi a sinistra, alberi a destra, Marco davanti e io dietro a fare la guardia. Fermata di rifornimento, Marco è entrato qua dietro alle mie spalle al supermercato a prendere un po' di tè, perché qua se ti fermi in qualsiasi altro posto non sia un grande mercato, il tè lo paghi dai 4 ai 5 dollari. Oggi 12 agosto, il tempo promette tempo instabile. Siamo a Coffs Harbour. Dopo una mangiata di noodle di ieri sera possiamo partire in direzione Ballina, si spera, arrivare a Ballina senza prendere acqua. Questo è quanto. Ciao. Siamo a Woodburn. Abbiamo fatto 180 km. Marco è dentro a prendere un po' di cose da mangiare, arance, roba da bere. Allora, oggi è lunedì 13 agosto, ieri ci siamo fatti 215 km, adesso siamo a 180 km da Brisbane, quindi prenderemo tutta la strada costiera fino a Brisbane, dove arriveremo stasera, probabilmente verso le 4:30, ok? Ciao! E questa è la baia di Lennox, guardate che ci sono dei surfisti là, e qua sta piovendo, porca miseria! Anche per oggi se magna al sole di... si chiama sto posto? Kids. Sì. Una roba del genere insomma. Va bene, se magna. Questa è la Rimini di Brisbane. Siamo a sud di Brisbane, 50-100 km. Ecco l'oceano, i Kids Hits. Come vedete i surfisti che cercano l'onda giusta, questo è l'oceano e là in fondo Brisbane. Facciamo finta di arrivare a Cairns e ci fermiamo qua per oggi. Ah, guarda che roba. Ok, prospettiva ci ha ingannato, non era Brisbane quella che si vedeva da lontano,
ma Paradise Surfer Paradise, il paradiso dei surfisti. E questa è la Las Vegas, come vedete, australiana. Abbiamo sbagliato continente. Ruota panoramica come tutte le grandi città che si rispettino. Poi l'Hilton là in alto, quell'altro più alto è il Soli e poi un altro hotel. E noi poveri disgraziati qua per la strada. Dobbiamo andare a motel a $70 a notte. Allora, vigilia di Ferragosto, oggi è il 14. Partiamo dalla periferia sud di Brisbane e dobbiamo attraversare tutta la città. Non sarà senz'altro un'impresa semplice, perché Brisbane rispetto alle altre città come Melbourne e Sydney è veramente un grosso problema, perché c'è solo un'autostrada che la attraversa e non ci possiamo passare. La destinazione di oggi è a nord, Gypsy, sono quasi 200 km, vediamo se l'attraversamento della città ce lo permetterà. Viceversa, ci fermeremo un po' prima perché dobbiamo assolutamente trovare la strada parallela all'autostrada M1 che ci possa permettere di accorciare al massimo le distanze. Dovremo prenderci anche probabilmente una carta geografica un po' più dettagliata del Queensland. Ieri abbiamo costeggiato tutta la costa est, siamo passati per delle belle città, una di queste è la più importante, la più grande, la Las Vegas secondo me del Queensland, è la Surfer Paradise, veramente bella. E vabbè, la temperatura è ideale, sarà 12-13 gradi, sono previsti oggi 20-22 gradi da queste zone. E quindi partiamo. E quella in lontananza è il downtown, come lo chiamano qua, il centro città di Brisbane. Siamo riusciti a trovare la strada giusta, per fortuna, un po' con l'aiuto del navigatore, un po' con le indicazioni. Ecco la city. Brisbane non poteva essere da meno delle altre città come Melbourne e Sydney, e anche lei ha il suo historic bridge, il suo ponte storico che stiamo attraversando, Sandsgate. Questa è la bassa marea dell'Oceano Atlantico. Oceano Atlantico? Pacifico, Indiano, qualsiasi oceano. Siamo riusciti a attraversare senza tanti problemi Brisbane. Stiamo andando in direzione sempre nord. Oggi non riusciamo a rispettare, ahimè, i piani, purtroppo. Il fatto di essere passati per la costa ha rallentato in maniera vistosa la nostra media oraria. Per agosto a Wallaby, e oggi è 15 di agosto. Ieri è stata una giornata da dimenticare. Ci siamo fidati del GPS della strada più breve. No, l'avevi impostato male, dì la verità. E ci siamo trovati su una salita al 30%, che abbiamo detto forse abbiamo sbagliato strada. Per cui gira che ti rigira, insomma, abbiamo fatto solo 145 km e siamo in ritardo aggiunto sulla tabella di marcia. Oggi la destinazione è sempre nord, dovremmo fare almeno 200 km per recuperare ieri. Vediamo dove arriviamo e quando arriviamo. Per cui buon Ferragosto e buona pedalata. Ciao! Abbiamo trovato... Ciao, Andrea. Andrea, che è partito invece lui da Melbourne. Sono partito da più giù, da Melbourne, poi ho fatto la Great Ocean Road lì nel Victoria. E poi eccoci qua. Pensavo di trovarlo per la strada, in realtà. Avevo visto sul suo sito, perché stavo cercando qualcuno che aveva fatto anche lui la Melbourne Kind su giù di lì. E quindi mi sono un po' documentato sul suo sito, soprattutto per la temperatura. Lui ha beccato veramente temperatura infernale. Noi diciamo un po' meno, e per fortuna andando verso nord il tempo è veramente bello. Salutiamo Andrea allora. Ciao! Ciao! Giornata splendida qui a Maryborough Road. Ultimi preparativi e controlli. Questa è stata la... C'è tutto? Possiamo partire? Dove siamo? E che giorno è? Maryborough Road. Giorno dopo il Ferragosto.
e oggi andiamo a? A Miriam Vale, sono Miriam 215 200 km, per quello partiamo. Partiamo alle 7 e un quarto. Anzi, aspetta. A proposito di orologio, l'ho lasciato in stanza. Okay. Siamo in mezzo alla foresta del Queensland. Stiamo andando verso Gin Gin, che non è un liquore, è una città. Ci mancano altri 30 km circa. E dalla foresta alla savana, tra poco saremo attaccati dai leoni e da un branco di dingo. Qua 20, abbiamo altri 30 km per vedere costruzioni umane. Hey, Gladstone, 17 agosto, una giornata calda, quasi estiva. Stiamo partendo con destinazione Rockhampton. Sono quasi 100 km, oggi giornata di riposo dopo le fatiche dei giorni passati. Qui sconsiglio, diciamo, di venire a fare le ferie, perché se una notte in motel costa $240, è forse meglio stare a casa. Forse era meglio che stessimo a casa, portarsi la tenda. Abbiamo trovato un motel a $150-140 da baciarsi i gomiti, veramente. Poi cena ieri sera al ristorante thailandese, abbiamo speso poco, ecco, per mangiare si spende poco, tutto il resto è sconsigliato. Ok, ci vediamo stasera al Rockhampton, ciao. Pausa pranzo. Suonata la campanella, è 1:30, il primo palo, Comino Road, 300 metri, abbiamo deciso di fermarci, farci un panino di prosciutto. Questa è la strada che va a Rockhampton, mancano 20 km, arriveremo fra tre quarti d'ora più o meno. Buona giornata oggi, calda. A Rockhampton attraverseremo il tropico del cancro, del Capricorno. Sta abbastanza caldo, ma si sta molto bene. Il tanto piatto, primavera inoltrata. Bene, qua ci sono camion assassini. Non ho mai visto, guardate che lungo che è questo camion, guardate. Sarà 20 metri e guardate come corrono. Abbiamo una fretta micidiale. Diretta dell'Outback. Africa Coco! Coco bello! Australia che non vi ha mai mostrato. Oh bello, ho visto Sydney! Bellissima, la bandiera corallina! Venite a vedere, questa è la vera Australia, on the road, strade infinite, non abita nessuno qua, 100 km, sì, no, da trovare un paese, però sono gentili, sì sì, ti aprono sempre il giardino per piantare la tenda, se avessimo una tenda. Ciao, Marlboro Country. Marco, dove siamo oggi? Fai lezione di geografia. Su a Rockhampton. Qua è il... Questo è il passaggio del tropico del Capricorno. Questo è il parallelo del tropico del Capricorno, signori. Possiamo dire di essere stati ai tropici. Ai tropici, in vacanza ai tropici, anche ecco. Noi. Come vedete, la vegetazione è tipica tropicale. Ed è inverno, ci saranno 25 gradi adesso, 26. È estate. E adesso noi sai cosa facciamo qua? Facciamo stop oggi nelle trattative. Quanti chilometri? Allora, chilometri? 113 quasi. E totali? 2900 giusto? Non 1900, ne mancano altri 1000. Che faremo in 7 giorni. E dimagriremo di 4 kg in 7 giorni. Anche perché adesso sarà abbastanza dura. Va bene, andiamo in città a vedere se si riesce a trovare un motel a basso prezzo. 18 agosto, stiamo partendo da Rockhampton, direzione St. Lawrence, sono quasi 200 km, ma di nulla.
siamo riusciti a trovare per miracolo una specie di albergo, hotel con servizi in mezzo ai campi per $50 per portarlo per telefono. E quindi ci aspettano almeno 9 ore di pedalate. Per fortuna il vento non ce n'è, il sole è dalla nostra parte, possiamo altro che pedalare. Ciao! E qui avete l'idea di quanto immensa è questa nazione, una roba incredibile. Ho fatto 3.000 chilometri, tutti così. Sa anche bella l'Australia, ma un po' di noia alla fine te la regala anche lei, insomma. 18 agosto, questa è la hall del nostro albergo, dove abbiamo trovato a dormire. Saranno 100 abitanti, con noi 102. Questa è la dinner room. Adesso vi mostro un attimino l'ingresso. Guardate, tutto country, musica country. In fondo c'è il bar, stanza numero 9. Ampia e confortevole, tutti i comfort. Il condizionatore che non funziona, che non funziona, c'è la spina troppo corta, ci vuole la prolunga, condizionatore. Adesso abbiamo le lampadine a basso consumo, retina anti zanzare, letto numero uno. Letto numero il pavimento rifinito, il pavimento mosaico delle Alpi Apuane. Sì, lì no, e invece legno, cioè, questo del mogano africano, la Bibbia che non manca mai, il comò dell'Ottocento, il rubbish per le immondizie, e sopra il ventilatore stile Havana. Questa è l'Australia. Ma che uno si aspetta. Giardino e pappagallo. E poi alle 6:30 barbecue per tutti. E se magna qua. Bene, vedi che chiudiamo, va. Ciao. Allora, 19 agosto, domenica. Partiamo da questo grande paese, 50 abitanti, St. Lawrence, Hotel Stamberga. Meno 4 stelle, vediamo, però tutto sommato ci hanno dato una abbondante colazione. Non ci hanno visto mentre la mangiavamo, mi sa, se no ti dava extra stasera. Ci siamo cavati con $120, insomma, colazione, cena e dormire. C'era molto freddo stanotte, devo dire, adesso invece si sta bene. La direzione di oggi è Mackay, sono 160 km lungo la costa, poi da lì sarà, diciamo, la parte più bella del viaggio verso Cairns. Ci vediamo. 20 di agosto, lunedì. Il tempo non è dei migliori oggi, siamo a Mackay e direzione Owen Shopping Center, speriamo che il tempo tenga, ma ho dei seri dubbi. Mostra un po' cosa ti aspetta. Che Dio sia amato e buona. Ciao. Trasporto della canna da zucchero. Trenini che vanno direttamente dal produttore, dai campi, alla raffineria di zucchero che è poco più avanti, si vedono lì. Questo trenino infinito, tonnellate e tonnellate di canna da zucchero. Questo è Bowen, decantato come il più bel paese della With Coast, cos'è? Qualcosa del genere? White Sunday. Coast. E è martedì 21 agosto. Partiamo da Bowen, questa mitica città che è tutta come aperta. Hollywood. Come Hollywood. C'è veramente un emerito schifo. Dal punto di vista paesaggistico non è male. Agli aborigeni. E oggi destinazione Townsville, sono circa 200 km, possiamo arrivare fra 8 ore, il vento è a favore, il tempo tiene, non è molto freddo, per cui penso che ce la possiamo fare, sono senza problemi per le 4, ma
Arrivati a Townsville saranno 350 km da Gates. Recuperiamo che in altri due giorni o tre ore è facile. Ci vediamo. Stiamo andando verso Keynes, siamo partiti da Bowen. Strada tutta così oggi, vento, prima era a favore, adesso un po' laterale. Desolazione. Via sinistra Monte Rico, una zona abbastanza piana con colline, di colle, come vedete Marco davanti, sempre, e dietro quasi sempre. Riposo a Dyer. Pausa a pranzo. Pausa a pranzo. Pausa a bici. Sono arrivati da Cole. Da Coles? Dove l'acqua non costa 4 dollari al litro. Neanche uno e mezzo. Ci mancano 80 km per arrivare a Townsville. Pieno energetico, panino con prosciutto. Ok, a dopo. Bene, siamo a Townsville. Oggi è il 22. Mi pare che sia martedì o mercoledì. Tu è il 22. Martedì. E partiamo, sono le 8, destinazione Tully, sono 200 km. Ci mancano 350 km a Keynes. Una bella giornata. Partiamo dal peggior motel che abbiamo mai frequentato in Australia. Uno schifo, veramente, per 170 dollari. Mi vergogno di essere venuto in Australia, veramente. Volevo anche dirlo al personaggio, ma sei un'altra persona lenta, perché ho potuto fare l'italiano limitato. La direzione è sempre nord e sulle strade dell'Australia. Vai! Ho dovuto riprendere questo tempo, guarda che tempo da piova, acqua, salita, campi. Sì, nuvole molto basse. Sta andando decisamente bene perché da stamattina anche la goccia è la spruzzata. Siamo bagnati, ma perché è umido. Clima subtropicale. Cominciano a vedersi i cartelli con attenti agli ai coccodrilli. Attenzione ai coccodrilli. E quindi i pitoni per la strada morti. Ma fermi causa esplosione. Esplosione. Dovete fermarvi se non scoppia tutto. 20 minuti a aspettare perché devono costruire la nuova strada e quindi secondo loro noi non arrivavamo su in tempo. Quindi aspettiamo qua. Abbiamo 20 minuti l'esplosione. Sotto sto bel diccio marcio. Guardate che nuvole basse di oggi ci sono. Questo è Cardwell, la spiaggia, guardate che calma, piatta. C'è una umidità incredibile, non voglio immaginare d'estate cosa significa da queste parti. Panoramica, macchina cubana, villa, fondo al mare, cibo questa sera. Ultimo giorno. Destinazione Keynes, ci mancano 180 km. 10 giorni fa non avrei scommesso di riuscire ad arrivare a Keynes perché è stata molto dura la prima parte. Vittoria, me la ricorderò per il resto della vita, decisamente. E finalmente abbiamo trovato da dormire e da riposare bene. Bellissimo caravan park, lo chiamano, un campeggio attrezzatissimo, camera pulita. Ci voleva dopo ieri, insomma, dopo l'altro giorno, la fregatura, un buon prezzo, e adesso non ci resta altro che il successo finale. Ci vediamo dopo. Nothing is impossible, ma questa volta qualcosa avevo temuto all'inizio, adesso invece è tutto bene. Non avevo valutato in maniera ottimale gli effetti del freddo sul fisico e sulla distanza. Comunque poi abbiamo recuperato bene. È una giornata uggiosa che ci porterà fino a Keynes, dove è previsto tempo variabile oggi. Vedete sinistra e destra coltivazioni di banane. Ecco perché da queste parti
quelli del sud li chiamano banana people. Mancano 90 km alla fine, li faremo a 25 di media senza tanta preoccupazione. Alle 5 arriviamo, adesso sono le 13:12. Eccoci qua, di nuovo siamo arrivati, Cairns, 4.031 km, di cui 2.000 di dorsale berica, 1.000 di saliscendi e altri 1.500 di rettilinee. Di rettilinee infinite. Avremmo bevuto minimo 4 litri di acqua al giorno, anche 5, tè a disperazione. Biscotti, banane, ecco la parte positiva arance. È stata mangiare le arance. Arance a tutte le ore in mandarini. Agosto, non è mica da tutti i giorni, decisamente. E quindi... Ok. Allora, bene, grande impresa, siamo entrati per la seconda volta nel Guinness dei primati, dei simi e più che dei primati. Non credo che siano stati finora tanti padri e figli che siano riusciti a fare queste passeggiate da 4.000 chilometri, sono stati duri, mi hanno provato. All'inizio ci sono stati dei momenti di sconforto, mio figlio quando ha visto le tappe ha detto: mai bevuto quando hai fatto le tappe? No, ho detto: vedrai che ce la facciamo. No. Avevo dei seri, non era proprio così che mi rispondevi di solito. In effetti avevo fatto una delle tappe da 230-240 km, sì, con quanti mila metri di dislivello, 4-5 mila al giorno per 3-4 giorni di fila, ma robe tranquille, roba, insomma, ero convinto che ci saremmo riusciti comunque a superare anche queste fatiche. Quindi superato il Vittoria, c'è stato il New South Wales, siamo passati dalle foreste di eucalipti alle savane praticamente alle foreste tropicali. I canguri ne abbiamo visti tanti morti per terra, pitoni ne abbiamo visti morti anche questi, di koala nessuno morto ne abbiamo visto, e echidna anche, e anche dei echidna morto anche quello. Cazzo, va bene, adesso andiamo a trovare qualcosa per stasera a dormire e poi ci diamo la pazza gioia, brinderemo al nostro successo. Give me five. Ok, numero uno, sì. Dreams Road! Spettacolo in riva all'oceano, Cairns, 24 agosto. E tutto va bene. E questa è la piscina pubblica di Cairns. Guardate, bellissima. Senza per la Green Island. Sì. Eh? Fai video come i giapponesi. Faccio i video come i giapponesi. Ecco qua, si parte fra poco, andiamo nella barriera corallina. Sbarco sull'isola, siamo come vedete gli unici italiani, ce n'è qualcun altro, la maggioranza sono giapponesi, la partita industriale. Questa è l'isola, spacciata come un'isola naturale, diciamo preservata, addirittura di ora, dalle 10:30 alle 1:30, buono. Caldo fa caldo, la spiaggia è bianca, solo il sole, non so più della vita, Dio santo. Welcome to Green Island. Adesso andiamo a cercarci un posto al sole, da qualche parte. Veramente un'isola selvaggia, ragazzi. Questa è l'isola verde, adesso capite perché la chiamano verde. È una foresta tropicale. Come isola verde sottomarina. C'è dove in mezzo all'oceano, una roba del genere. E questa è la parte meno
puntata di Green Island. Vedete? Non è che si può fare molto il bagno qui. Robinson Crusoe. E cosa fai? Venerdì. Venerdì. Che arriva di sabato. E pensare che a Melbourne sono, ci sono 15 gradi. Maledetta Australia del Sud. Domenica 26 agosto. Siamo partiti da Cairns in direzione Palm Coal, che è una bellissima spiaggia. Ci siamo fermati in un super mercato a prendere un po' d'acqua e una coppia ci ha insegnato questa ciclabile che percorre praticamente tutta la costa fino a Palm Coal, sono circa 2-3 km, molto, molto bella. Ecco una spiaggia tropicale, vedete? Questa è Palm Coal, la chiamano Palm Coal perché sono queste belle palme. Là in fondo c'è Cairns, un posto di villeggiatura veramente bello. Là c'è gente che fa il bagno e noi ci fermiamo qui per oggi. Tramonto sull'oceano. Ultimo giorno di permanenza. Domani è l'ultimo, penultimo. Siamo domani mattina, prepariamo, imbussolottiamo tutte le biciclette. Ale, si parte. Salutiamo il mare. Fra mezz'ora prendiamo il taxi e torniamo a casa. E torniamo a Melbourne e poi sarà una notte infame dormire in aeroporto. Però non ha senso spendere $100. Ne abbiamo già dati tanti agli australiani, penso che se noi ne diamo altri 100 per dormire va bene lo stesso, insomma. Mio figlio sempre qua che mi rompi le palle. Sto imparando il giapponese qua. Volevo far notare le scritte in cinese e in giapponese. Lascio a voi indovinare qual è il cinese e qual è il giapponese. Però se ci riuscite. La macchina si scrive in suo modo. Siamo in zona, zona franca. Fatto spese, regali. Nonostante braccia corte, alla fine la genovese. Adesso andiamo verso il gate numero 8, dove alle ore 17 comincia l'imbarco. Destinazione Singapore, 1:20 di stop e poi da lì si riparte nuovamente. Destinazione Dubai. A Dubai arriviamo alle 4:30 di mattina, ora locale. Alle 9 abbiamo l'altro volo per Milano, dove arriveremo alle ore 14 circa. E finisce l'avventura di questo grande viaggio. Lungo, duro. Più che altro. Duro più che lungo. Stranamente a Melbourne il sole. Eccoci qua. Ah, che viaggio! Mi descrive il viaggio, signore. Mio figlio. È impegnativo, soprattutto grazie alla pianificazione che conta moltissimo prima di un viaggio. Fondamentale, soprattutto. Sì. Soprattutto quando uno pianifica 5.000 metri di dislivello al giorno per 10 giorni di fila, senza rendersi conto che non sono fattibili in bicicletta con 40. Ma km. Sulla carta non erano 5.000 metri, erano 5 centimetri. Ah, sì, perché ovviamente la scala è sempre molto relativa. Ah, sì, dai, abbiamo. E per fortuna il Queensland era piatto, perché sennò. Queensland è il new sud. Beh, mica tanto, fino a Brisbane va bene, ma comunque io ho impiegato 2 giorni in più e basta, sì, rispetto al pianificato, vuol dire che le cose le avevo pianificate bene. Sì, dai. Con un 5% di, il 10% di scarto, più o meno 10% sì, di scarto, insomma, l'esperienza si è fatta sentire anche questa volta. Da vecchio. Allenatore. Beh, dai, come viaggio. Decisamente. Due palle. Più monotono. Decisamente. L'anno scorso, insomma, decisamente.
roba canna da zucchero, canna da zucchero, banane e cose, eucalipto e giungla e savana di leoni. Abbiamo visto tanti canguri, morti. Niente armadilli, niente procioni come lo stesso. E cose come si chiamano? E un solo koala morto. Anche vivi dicono che ce ne sono pochi, se li mangiano i cani e gli incendi che da queste parti sono frequentissimi. Abbiamo visto anche uno dall'aereo, ho visto anche uno in diretta da lontano. Comunque la cosa più bella sono le spiagge, va. Sì, anche quelle finte. Anche quelle finte, insomma. Ma soprattutto la cosa che non mi è piaciuta sono i costi. Terribile, Dio. Ecco l'aereo. Salutiamo. Ciao Australia. Ciao Australia, next. Malpensa, abbiamo aspettato 20 minuti, a Melbourne ce li è andati in meno di 5 minuti. Va bene, dai, andiamo fuori. Bene, arrivati. Arrivati, sì. Siamo arrivati a Milano. Quanti, 20.000 km in aereo. Abbiamo fatto 17.000 km in aereo, 4.000 in bici, 17 in bici. No, meno l'andata, infatti 15.000 l'andata. E adesso stiamo aspettando la Laura che arriva a prenderci. Un viaggio bello, col senno di poi un bel viaggio, col senno di prima invece due palle. Durante un po' meno, insomma. La prima settimana, i primi 10 giorni, durante non era proprio il massimo. È il massimo decisamente, quindi siamo ritornati al caldo nostro padano. E adesso portiamo a casa tutto il necessario. Eccolo qua. E a questo punto vi saluto anch'io. Ciao, alla prossima avventura. Non vi dico dove sarà, ma sarà senz'altro più corta di questa. Di una cosa sono sicuro. Non faremo più 4.000 km e staremo via più di 20 giorni. Faremo una roba breve, ma magari più intensa ed emozionante. Ok, al 2013 e lasciatemi tempo di pianificare. Ciao. Siamo una squadra fortissimi, fatta di gente.